Per quanto riguarda la sposa bambina, Ivan, il video. Due parole sul video, perché so che è una cosa bellissima. E purtroppo, come hai detto giustamente, sei sempre chiuso qua dentro, non avrei avuto occasione di vederlo. E hai perfettamente ragione. Ma mi rendo conto che il tuo lavoro è... guarda che il lavoro del disc jockey è un lavoro... io parlo naturalmente del professionista, cioè certo. Perché esiste il cantante, poi esiste anche il cantante professionista, insomma. Sono due cose diverse. È un lavoro che è un lavoro assai, assai particolare, assai strano. Scusa se faccio questo piccolo cappello, perché in realtà sono sicuro che tu devi essere informato, devi essere preciso, devi essere chiaro, pur essendo completamente tagliato fuori dal mondo. Quindi questa è una cosa pazzesca. Ecco, appunto, mi sento la pazzia a volte, è vero. È una cosa che... Però, ecco, sono di quelle... Non so se sono delle qualità o delle doti o delle cose... Sei come una specie di voce interna, no? Come in questo grande corpo umano che è il mondo. Sei la voce interna, è quella che George Harrison chiamava the inner light, cioè la luce interiore. La luce interiore. Quella che in qualche modo ti ricorda quello che devi e non devi fare. Vabbè, una bellissima, una bellissima definizione che non ci avevo mai avuto. Allora, diciamo del video. Dunque, a proposito del video, noi abbiamo fatto una cosa abbastanza particolare per i video italiani, cioè... Abbiamo usato, insieme alle immagini cinematografiche, perché è stato girato con pellicola cinematografica e non in video, abbiamo usato dei cartoni animati, lavorando con i ragazzi della scuola del libro di Urbino, della sezione di disegno animato. E devo dire che sono stati veramente eccezionali, ci hanno fatto un bellissimo lavoro. Deve essere una cosa stupenda. Quindi ci sono immagini intervallate con questi cartoni, sai, perché trattandosi di una ragazzina, anche un argomento così scabroso come il rapporto d'amore forzato in questo senso, e poi quando io dico certo. Della sua stessa patria ma non della sua stessa terra, è proprio perché questo eterno problema che hanno i palestinesi e gli israeliani, che non lo so, speriamo insomma che si risolva questa situazione. E all'interno del video ho messo anche delle immagini di repertorio che siamo andati a girare sul posto, intervallandola però con delle pitture di artisti del 400 e del 500. Li bisogna assolutamente vedere. Perché cioè. Io sono sicuro che, non so, artisti come Paolo Uccello o Leonardo da Vinci, Goya, che abbiamo adoperato nella fine 600, insomma, sono artisti che hanno talmente disegnato e pitturato bene la guerra che le loro immagini, tipo quella di Bosch, per esempio, di Hieronymus Bosch, sono ancora più violente delle immagini reali che abbiamo girato sul posto. Sono quelle reali, beh. È un video da vedere, non c'è niente da fare, bisogna... A proposito, continuando sempre sul concetto del video, mi dicevi, sempre in tema di animazione, hai in cantiere anche un altro lavoro per Lugano? Sì, faranno una prova d'esame questi ragazzi del corso di Urbino, e come prova d'esame porteranno un video interamente girato a cartoni animati di Lugano Addio. È una canzone che hanno scelto loro. In fondo credo che sia anche abbastanza interessante da disegnare. In fondo è la storia di due ragazzi con un ambiente particolare che è la Svizzera. Già, quindi, ripensando, riascoltando. C'è il mare, il pescatore, le cose, quindi... È una situazione ad hoc. Sì, dovrebbe essere... Infatti si sono messi a lavorare di buona lena. Vedremo un altro video, una cartone animati. E adesso, chiusa la parentesi del video, andiamo sull'altro video, quello che avremo il 28 febbraio. La saga, hanno lasciato anche l'altro palazzo, parlo di Sanremo, Ivan. Ah, beh, cioè... Certo, dice chiamarla sagra, insomma, sai, però chiamiamola sagra della canzone italiana, qualche volta... cambiare anche termine, tutto sommato non è che poi mica ci sta troppo male. Vogliamo parlare un po' di Sanremo? Tanto ce l'abbiamo lì alle porte. Il festival di Sanremo mi ricorda, adesso quelli che mi ascoltano mi perdoneranno, dico però, una sagra similare. Eccola. Che fanno tutti gli anni
in un paesino dove abito, vicino dove abito io, a Talamello, praticamente mettono delle rane o dei rospi sopra un carretto e poi devono correre con questi carretti, e se un rospo salta giù uno perde, e vince chi riesce a portare il rospo più grosso e peggiore al traguardo. Sembra Sanremo, sembra gente da fare, è la definizione di Sanremo, perfetta. Questa dei rospi, poi un'immagine allegorica, però insomma, sai, beh, chiaro che... Vabbè, l'allegoria nei confronti di Sanremo. Abbiamo visto quali sono i cantanti, sono già usciti i 20, i 16, e volevano anche allungare la lista, poi non solo 20 ma 26 addirittura. No, Quincy Jones si è rifiutato di cantare in coppia con Reitano perché... Io dovrò chiudere. Sì, beh, vabbè, forse ha trovato del... Perché non erano dello, insomma, dice che non è dello stesso genere, quindi... Leggermente diverso, sono un po' diversi come intonazione, dai, c'era quel Quincy problema. Jones, che dell'Italia non gliene frega assolutamente nulla. È una bellissima cosa, perdonatemi, non riesco a trattenere, perché è un'immagine, un'allegoria come quella del Carro dei Rospi e Quincy Jones con Mino Reitano, indubbiamente, se non suscita ilarità. Sto cercando di ritornare normale, ma non è facile, non è facile. No, comunque sia, ci sono dei grossi rientri, cioè ci sono dei rientri più che dei grossi rientri. Sì, si chiamano, infatti, rientri editoriali, si chiamano, che è l'unico affare, credo, del festival. Comunque, a parte tutto, non so, sì, vedremo la Caselli ricantare. C'è Milva. Sperando che non, che la protesi non gli caschi durante l'esecuzione del brano, vedremo. C'è anche dal caschetto che c'aveva prima, adesso ha dei capelli lunghissimi, però c'ha degli occhi. C'è un altro carisma adesso, un altro fascino, insomma, la Caselli. Ma sì, dai, Milva va bene, ma se va bene, ma adesso io voglio dire una cosa. Ma diciamone queste adesso cose. Adesso mi rivolgo proprio ai tuoi ascoltatori. Diciamone. Io dico, Caterina Caselli ha avuto una vita splendida, devo dire, no? Una donna che ha avuto tanto successo. Ha avuto un marito che le ha voluto bene. Sì, no, ci ha avuto un pacco di soldi. Dico. Ma anche due di pacchi, perché magari. È mai possibile che bisogna togliere un posto a Sanremo che potrebbe essere molto più utile? Poteva lasciarlo anche alla Cuccarini, per esempio. Ecco, alla Cuccarini. Vabbè. No, ho sbagliato, forse non era. No, vabbè. È venuto in mente così. Però che adesso. La Cuccarini avrebbe cantato Frigorifero Je t'aime. Che se ne. O qualcosa del genere, insomma. Frigorifero Je t'aime sarebbe stata una bella idea. Beh, certo. La canzone più amata dagli italiani, quindi sarebbe stata una cosa... Io devo fare sempre la parte seria, ma è molto difficile questa situazione. No, voglio dire, insomma, dai, è assurdo. Queste sono delle cose, vabbè, però comunque, sai, Sanremo è anche il festival dell'assurdo. Sì, sì, sì. Altrimenti sì, non si spiegherebbero certe partecipazioni, quindi... Ecco, per esempio, sono stati dei grossi esclusi, hanno fatto clamore poi. Cioè, Gino Latilla, mi sembra... Gino Latilla... Sì, sì, è uno. Ma lui è un funzionario Rai, credo che sia, no? Ma sembra diventato fra gli esclusi, comunque sia. Ma poi sono stati esclusi anche, vabbè, dicevo, la Cuccarini. Fiordaliso, che ho visto ieri a Roma, e comunque non mi è sembrata disperata, insomma. No, ma sai, i giornali parlano sempre con delle grossissime montature. Questi gli esclusi, come se si dovesse andare lì, che uno va lì, è tutto fatto, tutto pronto. E non ci sono problemi, invece non è assolutamente. Oh, comunque, adesso, a parte gli scherzi, tu lo sai che a me piace giocare, no? Quindi, anzi, poi tra l'altro un po' di sane maldicenze non fanno mai male. In questo mondo asfittico e triste. Che poi, che poi gli altri tanto dicono di noi. Beh, chiaro. Però ecco, il discorso di Sanremo lo sappiamo oramai che cos'è, è una grossissima vetrina, molto importante, perché quest'anno poi tra l'altro ci sono gli stranieri, quindi... Vedremo quali sono, anche a me riesce difficile rimanere serio, vedremo quali saranno gli accoppiamenti. Ecco, io sto pensando infatti agli accoppiamenti. Vedremo che non si va in un'orgia sul palco, perché... Fra ospiti stranieri e campioni, cioè, sarà una cosa che coinvolgerà tutti. Vabbè, sono gli accoppiamenti musicali, ovviamente. Poi c'è la fantasia. Io, guarda, non è una battuta, io ho sentito dire che i ricchi e i poveri avrebbero voluto... i Manhattan Transfert. Con una coppia, magari con Nascerà Gesù, che io li vedo perfetto, lo vedo un'esecuzione precisa per i Manhattan Transfert. È una cosa che Nascerà Gesù, Manhattan Transfert, ricchi e poveri. Poi ditemi voi come si fa a non sparlare
come si fa, come si fa. Comunque insomma, verrà sicuramente fuori qualcosa di buono. Ci sono altri nomi importanti come la Martini, che sappiamo che avrà una bellissima canzone, i Pooh, che è una cosa abbastanza importante in questo contesto, quindi... E insolita, se non altro, la loro prima partecipazione. Esatto. Ecco, che mi ha colpito molto è l'originalità dei titoli delle canzoni. Quella sì, quella sì. Esistono già i titoli? Sì, ci sono già i titoli. Tipo? Tipo... Ti amerò per sempre? Ecco, amore, amori, quale amore, come amore. Nah. È un po' sul tema dell'amore, insomma, ecco, sono quelli, sono originalissimi. Vabbè, meno male, grande riscoperta di questo sentimento. Sì. C'è anche Sandro Giacobbe, a proposito di grande riscoperta. Non parliamo più di Sanremo, perché sennò... No, basta. Parliamo ancora di Ivan. Ivan, hai in cantiere delle promozioni, delle tournée? Sì, abbiamo una tournée che faremo e cominceremo alla fine di marzo, e sicuramente verremo anche qui in Umbria, da dove manco da parecchio tempo. Probabilmente Perugia o Gubbio... Adesso vediamo. Io ho sempre in mente questo concerto, è una vita che ci provo, ed è molto difficile di fare la vigilia di Natale a Gubbio con la neve, è una cosa stupenda, potrebbe essere. Sì, comunque, è bellissimo. Non so, un giorno forse riuscirò a realizzarlo. All'inizio dell'anno scorso ho fatto una tournée nelle scuole, che questo è stato anche un grande traguardo nella mia carriera, perché è una cosa a cui tenevo tantissimo. Quindi a marzo ci saranno delle sorprese. Teatro, naturalmente. Benissimo. Ivan Graziani però adesso ci saluta, però ci promette, deve prometterci qui, di fronte a tutti, e tutti quelli che sono di là, voi, è ancora peggiore come giuramento, che tornerai per una settimana intera. Ma certamente, certamente. Benissimo. Allora, grazie Ivan, e alla prossima settimana. A te, Giorgio, e a tutti i tuoi ascoltatori. Ciao.